Ultima finale in programma nella terza giornata della quarta tappa di Coppa del Mondo del tiro a segno, la pistola automatica maschile. Proprio qui a Monaco, la scorsa stagione, è stata inaugurata la nuova formula di questa gara, certamente più spettacolare, certamente più aperta a qualsiasi risultato. Ovvero sia, in finale si azzerano tutti i punteggi, si contano solamente centri, 100 significa da 9,7 in avanti, serie di qualificazione composta di 4 serie, dove si contano solamente i centri, chi ha meno punti verrà eliminato e poi, dopo ogni singola serie, verrà eliminato il tiratore con il punteggio più basso. Quindi ogni serie, il massimo sarà 5 come centri realizzabili. Alla gara sono iscritti ben 71 tiratori, che non sono davvero pochi per questa specialità. Per quanto riguarda i nostri colori, Nicola Nello Pizzi ha chiuso 26esimo con 572 punti complessivi. Andrea Spilotro ha chiuso 34esimo con 571 e Riccardo Mazzetti 46esimo con 567. Quindi non ci sono azzurri in finale. Anche in questo caso è stato necessario uno shoot-off, lo spareggio, per dirimere una questione, ovvero sia ultimo posto per tre tiratori. Il primo degli esclusi è il vietnamita Tan Hamin, che ha la serie di shoot-off, l'ha chiusa con 47 punti. L'americano Case Anderson ha chiuso con 44. Chi invece c'entra la finale è un certo Ralf Schumann. DDR, avremmo detto una volta, Germania adesso. In finale c'è un altro tedesco, Christian Reis, il futuro, perché Ralf Schumann è stato certamente un passato meraviglioso per il tiro a segno della Germania. Uniamo le due Germanie. Tra i due ci sono 25 anni, potrebbero essere padre e figlio. Ralf Schumann è un personaggio assolutamente particolare. Ha vinto tutto quello che si poteva vincere. È davvero impressionante quello che ha fatto quest'uomo nella pistola automatica. Tre titoli olimpici: Atene, Atlanta, Barcellona. Basterebbe questo? Beh, aggiungiamoci gli argenti, quelli di Pechino e di Seul. E perché no? Anche il quinto posto di Sydney. Cinque medaglie campioni del mondo: due ori, un argento e due bronzi. Finale di Coppa del Mondo, ne ha vinto un'infinità. Prove di Coppa del Mondo. Sono pagine e pagine, titoli europei, è un mostro sacro, realmente. E quindi entra con il punteggio più basso in queste finali, ma che si azzera. Adesso non conta più niente, non conta quel 581 con cui Ralf Schumann è entrato in finale rispetto al 589 di Alexei Klimov. No, si parte tutti da zero. Attenzione quindi a questo signore, che anche solo per affetto metto nel gruppo dei favoriti. Emily Milev fuori allo spareggio, l'americano Case Anderson. Milev, alto atleta di assolutamente provata esperienza internazionale, è stato argento alle Olimpiadi di casa e atleta che da qualche tempo manca però il risultato in Coppa del Mondo. Potrebbe chissà andarlo a segnare proprio oggi. Eccolo qui, il futuro della Germania, Christian Reis, 24enne. Quest'anno ha vinto la prova di Forbening davanti agli americani. Ha sparato piuttosto bene, 12esimo a Sydney. È sicuramente il futuro, è da confermare. Cina, e la Cina ormai ogni finale tira dentro qualcuno. Nella pistola automatica, tra l'altro, questo signore è dotato di buonissima tecnica, settimo a Chan Wook, 21esimo a Forbening, oggi c'entra addirittura la finale. Non ha mai vinto una prova, ma l'anno scorso a Sydney ha vinto l'argento, è sempre lì al limite della possibile vittoria. Alexei Klimov, benissimo in fase di qualificazione, 589, suo il punteggio migliore in assoluto, beh, deve confermarsi. L'anno scorso è stato campione del mondo. L'ultimo dei finalisti, l'avete visto prima inquadrato, Martin Strand, il ceco, ha vinto poco, pochissimo, quasi nulla, un argento in Coppa del Mondo nel 2009. Oggi può andare a cogliere quel successo. Allora, si parte, 5 colpi per serie, 4 serie, contano solamente i centri, ovvero
i colpi all'interno del 9.7 in poi, alla fine di queste quattro serie, contando i centri e non il punteggio effettivo, verrà escluso il tiratore con minor punteggi. Quindi gara ad eliminazione diretta, che per la prima eliminazione necessita di quattro serie, dalla seconda in poi sarà ogni singola serie a decidere chi uscirà. Quindi è vitale iniziare bene, mettiamola così. Poi il punteggio te lo porti dietro, da qui in avanti, sommando i centri di ogni singola serie. Alexei Klimov. Gruppi sportivi della Matarossa, anche lui. Si è trasferito a Mosca, da Tomsk, dove è nato, proprio per allenarsi nel centro sportivo militare, poligono olimpico, peraltro. Campione del mondo lo scorso anno. Non vince però in Coppa del Mondo dal 2009. Due solo vittorie per lui. Qui a Monaco è stato spesso in finale. Klimov. Due centri per lui, non un grande inizio. Jing Zhang. Classe 85. Vice campione del mondo lo scorso anno, proprio dietro Alexei Klimov. Coppa del mondo, tre medaglie, due argenti e un bronzo, l'ultimo a Sydney, l'argento, lo scorso anno. Quest'anno, settimo a Chengdu, ventunesimo a Forbenning. Due centri anche per il cinese. Iniziano davvero molto molto male entrambi. Due può crearti seri problemi per il proseguimento della gara. Christian Reitz. Il più giovane del gruppo, classe 87, due anni più vecchio Zhang, tutti gli altri si cambia a decennio quando non se ne cambiano due. L'altro classe 80 è Milev. Ragazzino, bronzo olimpico peraltro, non dimentichiamocelo. Non è contento e segna 4. Quindi balza in testa la classifica al momento. Milev. Chikov, il suo tecnico. 4 anche per l'americano. Molto molto bene, 4 è un gran bel risultato, eh? Il massimo è 5. Martin Šidenad, ceco. Vi ho detto già in fase di presentazione, solo un argento per lui nel 2009 in Coppa del Mondo, ma qui a Monaco. Monaco, che l'ho visto in finale altre 5 volte in carriera, è il poligono su cui si trova meglio in assoluto. Quattro anche per Martin Šidenad. Sta già prendendo una buona fisionomia la gara. Mr. Schumann. Ralf Schumann. Ralf Schumann. Sposato con anche Schumann.
vecchie Olimpiadi le ha fatte Sydney Atene nel tiro con la Germania. E finché non è cambiato il regolamento, qualche stagione fa si sparava con le armi da lui prodotte. Tre centri, ma segnale un inceppamento. Andiamo a capire se sarà assegnato o meno. Approfittiamo di questa pausa per raccontare qualcosa di lui. Dopo 18 mesi, aver iniziato a tirare, diventare campione nazionale tedesco, parliamo di DDR a livello junior, sempre stata automatica. Nel 91 divenne poi campione tedesco assoluto e si presentò agli europei juniores di Roma nel 92, arrivando dall'Ipsen Treno e con una mano ferita, in maniera anche importante. Perché lui è un appassionato di motori, ha un'officina meccanica. Aveva avuto un problema con un tornio, rischiato di perderle quelle dita. Beh, comunque è stato qui. E anche a Roma fece un risultato. E poi ha vinto davvero di tutto. È il più grande di tutti. Punto e basta. Accordato l'inceppamento. Serie da ripetere, quindi. Solamente 3 questa volta. Era meglio prima, mettiamola così. E allora, Reitz, Miller, Schnard con 4 punti, Schumann con 3, Klimov e Zhang con 2. Al momento. Se finisse qui la gara, sarebbe lo spareggio tra Klimo e Zhang per l'eliminazione. Ma ci sono altre 3 serie di prima di arrivare alla prima esclusione. Klimov. Una serie da 4, bene così. Lui adesso deve fare la gara su Zhang per evitare le prime eliminazioni. 4 è un buon risultato verso questa strada. Shank. Specialista unicamente di pistola automatica. Pistola a fuoco rapido, come dovrebbe dire, più correttamente. Altra pessima serie da 2. Sale a 4 punti complessivi il cinese. Davvero pochi. 6 per Klimov. Reitz ha aperto la serie con 4. Sarà in grado di ripetersi? Con un 4 per lui, 8 punti complessivi, scuote sempre la testa. Emil Milev. Tra l'altro parla russo e bulgaro. I suoi tecnici sono Vladimir Chikov e Sergei Lusov. È nato in Bulgaria, come potete sospettare, ma ormai la sua base è Tampa Bay, Florida. Per Milev, 5 su 5, il massimo ottenibile
9 punti, balza in testa alla classifica provvisoria dopo due serie. Martin Sidnad. Bratislav Putna, il suo tecnico, punta su di lui per la carta olimpica. Che ha conquistato ai scorsi giochi di Pechino. 5 su 5 anche per Martin Sidnad. 9 anch'esso. Adesso rimane solo Ralf Schumann per chiudere la seconda serie. Eccolo qui. Il fratello è un discreto pilota motociclistico. Anche questa volta, come la serie precedente, 6 punti complessivi. E allora la classifica dopo due serie: 9 punti per Emil Milev, Stati Uniti, e Martin Sidnad, Repubblica Ceca. 8 punti per Christian Reitz, Germania. 6 punti per Ralf Schumann, Germania, e Alexei Klimov, Russia. 4 punti per il cinese Yan Zhang. Terza serie delle 4 previste prima della prima eliminazione. Klimov. Qui a Monaco ha vinto il mondiale lo scorso anno. È stato quinto nella finale di Coppa del Mondo, per quella che è stata una stagione davvero buona. 4 intanto per Klimov, bene così. Visto il tecnico Sulemanov e accanto a lui Shishlov a discutere della sua serie. Zhang. A Pechino ha conquistato l'argento. A Pechino, a Monaco, l'argento lo scorso anno al mondiale. Quinto nel 2009 in Coppa del Mondo. Serie da 3. Ancora in difficoltà, sale a 7 punti complessivi. A 3 di distanza al Klimov con una sola serie da tirare. Rischia l'eliminazione decisamente il cinese. Christian Reitz, 2 serie da 4 per lui, 8 punti complessivi. Buonissima serie per questo ragazzo di cui sentiremo parlare a Giochi di Londra, certamente. Ancora una serie da 4 e ancora una smorfia perché gradisce il 5 e null'altro. 12 punti complessivi per Aperaitz, che va bene, benissimo così. Va benissimo essere perfezionista, ma Milev. Prima serie da 4, seconda da 5. Serie da 3 questa non buona. Sale quindi a 12 punti complessivi il tiratore statunitense. A Forbening c'erano anche i suoi due figli a seguire la sua gara, non fortunata peraltro. Sidnad riduce dal 5 della serie precedente, vi ha aperto con un 4, molto molto bene. È l'unico che con un 5 potrebbe togliere la vetta dalla gara a Christian Reitz.
5 non c'è, c'è il 4 però, bene, 13 punti, comunque testa in solitario. Adesso Ralf Schumann nel 93 aveva creato questo marchio di armi sportive, Schumann Design, un'azienda italiana le produceva, una calibro 22 per gare di pistole automatiche, quindi molti atleti usavano la sua pistola contro di lui. Poi nel 2004 ha cambiato regolamento, arma fuori legge. 5 su 5 per Ralf Schumann. 11 punti complessivi, la gara si scalda. E allora, classifica generale, 13 punti per il ceco Martin Strad, 12 per l'americana Millie Millev e il tedesco Christian Reitz, 11 per l'altro tedesco Ralf Schumann, 10 per Alexei Klimov, 7 per Jean Zhang. Ultima serie, al termine di questa serie il tiratore con minor punteggio sarà eliminato. Inutile dire che Zhang deve mettere dentro 5 punti e sperare che in questa serie Alexei Klimov non vada oltre l'1, se no matematica alla mano è fuori il cinese. Klimov. Zero, zero. Solo due. Non è un problema per adesso, lo sarà per dopo, perché sarà quasi certamente il prossimo eliminato. 12 punti complessivi per Klimov. Zhang con un 5 va allo spareggio con il russo. Fino adesso non ha certamente sparato da 5, ma con il primo 0 sappiamo che sarà il prossimo, anzi sarà il prossimo, sarà il primo eliminato. Arriva subito l'errore, eccolo lì, addirittura 3-0. 2 punti, 9 punti complessivi, quindi Jian Zhang è il primo eliminato nella finale della pistola 25 metri, pistola a fuoco rapido. Il prossimo sarà, con buone probabilità, Alexei Klimov, visto il disastro di questa serie 2, la seconda. Christian Reitz, 3 serie da 4, vuole 5, ha scosso sempre la testa, poco soddisfatto, pur tenendo conto che il 4 non è poco. Arma italiana anche per Christian Reitz. Uno, due, tre, quattro, cinque. 5 su 5. Finalmente una smorfia, un ghigno, pare di soddisfazione per Christian Reitz. 17 punti complessivi. Emil Milev. 4, 5 e 3. Nelle precedenti serie. Tanto un discreto arciere, non è che vede la pistola. 5 su 5 intanto anche per Emil Milev, il primo atleta a segnare due serie da 5. 17 punti anche per lui. Si fa interessantissima questa finale. Martin Stinard con un 5 rimane in testa, con un 4 e pari merito a Reitz ed è Milev. Con un 3 perderebbe due posizioni in un solo colpo. Attenzione. 0. 2 zeri addirittura. Solo 3 per Martin Schnard che arrivava da un serie da 4. Quindi 16 punti complessivi. Scende in terza piazza. Ma c'è chi sta peggio. Ma Schumann. Ci vuole 11 punti in questo momento. Nel 2004, miglior tiratore tedesco dell'anno.
4-5. Schumann, due serie consecutive da 5 punti. 16 il suo totale. E allora, Mr. Milev now all together with Mr. Wright, 17 hits before two shooters on rank number 3, Mr. Stenner, and now also Mr. Schumann, only one hit behind. And at the end of the list, and 6 plays for Mr. Jiang Chan. E allora, il primo eliminato è Jin Xiang. Klimov a 12 punti, un distacco importante rispetto agli altri tiratori, lo vedete, i più vicini, Sard e Schumann sono a 4 punti, deve necessariamente segnare un 4 e sperare molto, o un 5 e sperare un po' di meno, ma al termine di questa serie sarà quasi certamente il prossimo eliminato. 3 soli, e qui matematica alla mano, 15 punti, il prossimo eliminato è Alexei Klimov. Senza dubbio alcuno, agli altri, anche se ne ha 0-0, sono già più avanti. Qui invece si gioca per la medaglia d'oro, 4 tiratori in 1 punto, Reitz e Milev 17, Schumann e Stan 16. Vedete che è una serie da 5, questa volta è una serie da 4 e scuote come al solito la testa. 21 Milev deve tenere il ritmo del suo avversario per non perdere terreno. Per Milev, serie da 3. Quindi 20 punti. Scende in seconda piazza al momento, in attesa di possibili peggiori notizie. Matti Schoenad potrebbe essere il primo latore di cattive notizie per il tiratore americano. Per il cieco, intanto subito 1-0, poi altri, un altro, 3 anche per Stanad. Quindi 19 punti, rimane dietro sia Reitz sia Milev. Ralf Schumann, e qui è una buona occasione di fare un buon passo avanti rispetto a Emil Milev, ad esempio. Attenzione. 4 su 5 per Ralf Schumann, sale a 20 punti in seconda piazza. E allora l'eliminato è Alexei Klimov, che quindi chiude al 5° posto con 15 punti. 6° il cinese Zhang, 5° il russo Klimov. E si va avanti. Stessa serie per il prossimo eliminato. Klimov è aperto con una serie a 2, poi 2 da 4, 1 da 2, 1 da 3. Allora, Christian Reitz, 21 punti complessivi, 4 serie da 4, 1 da 5.
4 anche questa volta. Quinta serie da 4. Squadra da testa, male in testa. 25 punti complessivi per lui. Potrò essere affiancato in testa della classifica, non superato. Emil Milev, 2 serie a 3, 1 da 4, 2 da 5. Un po' di lubrificante, vasellina in genere, e non solo. Attenzione. 20 punti, Milev. Bisogna in 5 per affiancare in testa Reitz. Comunque devi perdere terreno. 1, 2. Solo 1 per Milev. Non le manda a dire Milev. Pessima serie. 21 per lui. Questo lo candida seriamente a una possibile eliminazione. Stanno a segnare un 3. Almeno un 3. Zero. 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 21. punti. Anche per Marty Sernad. E adesso Schumann. Questa serie potrebbe quasi garantirgli l'argento a Ralf Schumann. E tenerlo in corsa saldamente per l'oro. Disastro di Milev e Sanad. Cinque su cinque per Schumann. Terzo, 5, unico atleta ad aver segnato 3-5, 25 anche per lui. E quindi due atleti a 25 punti, due atleti a 21 punti. E allora si va allo spareggio tra Emily Milev e Martin Sernad per la prossima eliminazione. Reitz e Schumann, la coppia dei tedeschi invece lassù in vetta, aspetterà a vedere cosa succede. Certo, serie da 1 per Milev, serie da 2 per Sunad. Il primo a tirare è l'americano. Caso di parità, si va avanti a oltranza. Solo 2 per l'americano. Mamma mia. Certo, sta chiedendo di essere eliminato, Sta sparando davvero male. Terna dalla grandissima occasione di sopravvivere a questa shoot-off, poi di stacco così ampio rispetto agli altri due in gara, 4 punti, che sarà, insomma, certamente a meno che di cataclismi, ma ne abbiamo visti appena un paio adesso, il prossimo eliminato. Solo 1, anzi 2 per Martin Sernad. E quindi nulla cambia, si va avanti. Primo e ultimo colpo in bersaglio. Milev ha un'altra occasione che onestamente forse non lui credeva possibile. Attention.
Bene. Serie da 4 nello spareggio per Emil Milev. Emil Milev prova a dare la zampata. Adesso è Sernad che deve dare la sua risposta. Con un 5 l'eliminato l'americano, con un 3 l'eliminato il ceco, con 4 si va alla terza serie di spareggio. Tre, salta quindi Martin Sernad, chiude quindi la gara in quarta piazza il tiratore ceco, si ferma ai margini del podio Martin Sternad alla seconda serie di spareggio, e lui a cedere. Ha avuto una grandissima, anzi ha avuto due grandissime occasioni, intanto l'uno di Milev nella sesta serie di gara, non sfruttato. E adesso, sfida 3 per le medaglie. Ritz, Schumann e Milev. Milev, con buona pace, sarà bronzo. Gli altri devono fare 0 per permettergli di raggiungerlo. Ritz, solamente 3 questa volta, la sua peggior serie in assoluto. Sale quindi a 28 punti complessivi. Emil Miller ha sulle spalle due serie in più, quelle di spareggio. Una da un punto, una da due punti, una da quattro. Non è un buon momento per lui, deve reagire. E comunque sa che non va da nessuna parte. Bisogna rifare 5 e sperare delle tue disgrazie. Anche un 4 porterebbe a 25 punti, ma a quel punto Schumann dovrebbe fare 0 per sperare nel nuovo shoot-off. Chiude con una serie da 4 punti, arriva a totalizzare complessivi 25 punti, gli stessi in questo momento di Ralf Schumann, ma che deve ancora sparare i suoi 5 colpi. Ralf Schumann, campione nazionale di DDR, campione nazionale della Germania Unita. Schumann, 1, 2, 3, 4 centri anche per lui. Quota 29 quindi, balza in testa alla classifica provvisoria Ralf Schumann, davanti a Christian Reitz di un punto, 29 contro 28. Eliminato quindi Emil Milev, medaglia di bronzo in questa finale della pistola a fuoco rapido di Monaco di Baviera. In Coppa del Mondo è il settimo argento, il terzo qui a Monaco. 95, 2003, 2011. E adesso la sfida a due per la medaglia d'oro, sfida tutta tedesca. Ralf Schumann e Christian Reitz, 25 anni tra i due tiratori. Ma la vera differenza la fanno, ad esempio, i 3 titoli olimpici, le 5 medaglie olimpiche complessive, i 2 titoli mondiali, 5 medaglie mondiali complessive di Schumann. Reitz deve ancora dimostrare. Ha vinto molto, intanto 5 su 5. Pone una serissima ipoteca alla vittoria Reitz. 32, anzi 33 punti complessivi. Costringe perlomeno al 4 per arrivare allo spareggio o al 5 per vincere l'oro. Schumann con 1, 2, 3 punti argento, con 4 va allo spareggio, con 5 oro. Zero, zero. Se ne va la medaglia d'oro.
Medaglia d'oro per Chris Reitz, medaglia d'argento per Ralf Schumann, medaglia di bronzo per Emil Milev. L'ultima serie da due, la peggiore in assoluta per Ralf Schumann, concede medaglia quindi a Reitz, che finalmente decide di gioire. L'applauso dal grande campione del passato e il campioncino del futuro. Tre generazioni di tiratori qui. Reitz, Germania, Schumann, Germania, Milev, USA per il podio. Standard, Repubblica Ceca, quarto. Klimev, Russia, quinto. Zhang, Cina, sesto. Per Schumann, tanto per così. Per è la settima medaglia d'argento nella prova di Coppa del Mondo. Lui che di solito si concede le vittorie, perché sommando i bronzi e gli argenti non si arriva alla metà delle medaglie d'oro che ha vinto in Coppa del Mondo. Ed ecco, podio finale: Chris Reitz, Ralf Schumann, Emil Milev.